Il progetto Accademia della Federazione Italiana Rugby nasce nel 2006 come sua prima istituzione, con la nascita della prima Accademia Nazionale a Tirrenia. Progressivamente è andato incrementandosi con l'aggiunta di tre Accademie Nazionali nel 2009 e poi il progetto, diciamo, che si è materializzato nel 2013, dove siamo arrivati a 9 Accademie Zonali e un'Accademia Nazionale. Il progetto nasce perché si vuole dare la possibilità ai giovani di poter lavorare in contesti competitivi e stimolanti e cercare di dare loro le medesime opportunità che normalmente i nostri competitor a livello europeo, specialmente nel mondo anglosassone, hanno grazie al loro sistema scuola. Per cui abbiamo pensato che, al di là di rinforzare il più possibile l'attività che si fa a livello di club, sia necessario dare la possibilità a chi voglia aderire a questo progetto di allenarsi tutti i giorni e di avere la possibilità di continuare a studiare. Ricordati, dopo la ricezione, immediatamente innescarlo, il passaggio preciso. Le accademie sono nate dalla consapevolezza di cercare di aumentare velocemente il livello dei nostri giocatori. Cerchiamo di sviluppare a 360 gradi quello che è il processo di maturazione umana e sociale dei ragazzi, scolastica e poi anche quella sportiva rugbistica, quindi una vera crescita della persona in sé e poi dello sportivo. È un'accademia a 360 gradi, perciò noi diamo la stessa importanza alla quota sportiva, dunque tutto quello che concerne il rugby, ma soprattutto alla scuola e alla formazione della persona, dunque di raggiungere un diploma, di farlo bene e poi magari di proseguire gli studi se decidi insieme alla famiglia, perché fino a una certa età non è un problema studiare e fare sport. Una giornata tipo nostra è una giornata parecchio piena e parecchio impegnativa. Inizia con la sveglia 15 minuti alle 7, 7 e 15 colazione e poi i ragazzi vanno a scuola. Pranzo alle 1.30 e poi dopo il pomeriggio, a seconda del programma settimanale, studio e poi allenamento dalle 17 o viceversa, prima allenamento e poi studio. L'organizzazione della giornata in accademia è forse il punto più difficoltoso della vita in un istituto del genere. Una delle capacità che si sviluppa è quella di sapersi organizzare, sapersi prendersi il proprio tempo e saper dedicare alle priorità quello che è veramente importante. È una scelta particolare perché comunque porta le persone che sono ragazzi giovani di 16-17 anni a vivere in un ambiente lontano da casa, molto seguito, ma che comunque comporta alcune difficoltà. Però io penso che, come avendo come obiettivo un alto livello, comunque il raggiungimento di un sogno, possono essere fatiche facilmente superabili e sopportabili. Per un ragazzo di 18 anni la spinta per andare a intraprendere un'esperienza del genere te la dà una speranza di allenarti con tecnici preparati, ragazzi anche loro di un livello superiore a quello che poteva essere dei campionati magari, per puntare un giorno di giocare rugby ad alto livello. La cosa che più mi ha insegnato l'accademia è stato l'allenarmi con costanza. Magari prima mi allenavo 3 volte a settimana, lì ho imparato che ogni giorno devo allenarmi e essere più attento magari ai particolari. Il percorso accademico ha influito molto sulla mia carriera perché sono passato a 17 anni da essere appunto dilettante, essere già professionista e quindi a fare un percorso di allenamenti, preparazione mentale e fisica completamente diverso rispetto a prima. Non so se non l'avessi fatto, sarei arrivato a questo punto o no, però sicuramente ha influito molto e positivamente sul mio percorso. Sia io che mio marito abbiamo sempre cercato di mantenere i piedi in terra, cioè prendere questi 3 anni, 4 anni di accademia, quelli che saranno, come un'esperienza di vita
al di là di quello che poi potrà ottenere come risultato nel mondo del rugby, perché è l'esperienza di vita che conta, è l'esperienza di stare insieme, è l'esperienza di condurre una vita particolare, diversa, e per cui questa la trovo comunque una grande opportunità. Certo, la nazionale, il punto d'arrivo, il sogno di tutti, ma per noi genitori anche la possibilità di vederli crescere più in fretta di quello che farebbero restando a casa. Perché lo fai entrare che è un ragazzo e rischi di ritrovartelo uomo quando si torna a casa. Perché ha assunto tutta una capacità di prendere su di sé delle responsabilità e una capacità di relazione con gli altri che una palestra come l'Accademia sicuramente dà. Il timore che il rugby possa prendere sopravvento rispetto allo studio c'è, perché i ragazzi vivono una realtà molto concentrata sull'aspetto sportivo e quindi per loro l'obiettivo sportivo potrebbe diventare dominante. Quindi penso che il ruolo del genitore sia quello di, la sera quando si sente al telefono, chiedere sempre prima com'è andata la giornata a scuola e dopo come è andato l'allenamento. Siccome una fase centrale di queste accademie è l'attività scolastica, è molto importante che ci sia questa introduzione, questa spiegazione del progetto Accademia con i coordinatori di classe in questo che è un aspetto fondamentale del progetto Accademia, che è la scuola. Il percorso sportivo, il percorso scolastico, credo che possano coesistere nella maggior parte dei casi. I ragazzi che frequentano l'Accademia sono spesso da esempio per i nostri studenti. Loro hanno dei tempi molto ridotti per lo studio, quindi devono concentrarsi e organizzarsi molto bene, cosa che non sempre capita con ragazzi che hanno molto più tempo. I docenti più di una volta mi hanno detto: questi ragazzi in classe non perdono una parola. Che invece è un difetto che i ragazzi, come dire, altri, hanno molto spesso. Hanno trovato evidentemente nella struttura dell'Accademia un aiuto anche al loro impegno scolastico. I ragazzi che partecipano all'Accademia Zonale Under 18 sono presenti in maniera collegiale all'interno della struttura dalla domenica sera fino al venerdì dopo scuola, dove fanno rientro al loro club per poi allenarsi e giocare le partite di campionato con il proprio club. Il rischio che i ragazzi nel momento in cui rientrino al club siano dei corpi estranei è un rischio oggettivo, ma è proprio attraverso il dialogo con i club che possiamo andare a smussare queste possibilità. Può essere vero che alcune società in questo momento lo stanno capendo un po' meno. Dobbiamo implementare il rapporto che ci deve essere tra la federazione e gli staff tecnici, gli staff dirigenziali, gli staff di preparazione atletica dei club, capire quelle che sono anche le loro esigenze, che sono molto importanti, e insieme lavorare per il bene del nostro rugby. Il nostro club da tantissimi anni si è immedesimato in questo tipo di rapporto con le accademie, perché crediamo che con questo tipo di approccio i ragazzi imparino a lavorare e ad acquisire, voglio dire, certe caratteristiche che poi, affinate all'Under 20, ci possono tornare utili. Il percorso Accademie ha due momenti di verifica. Il primo è alla fine del secondo anno dell'Accademia Zonale, in cui i circa 130 giocatori che hanno terminato la frequenza del secondo anno, tra questi vengono selezionati 30 circa da inserire nell'Accademia Nazionale e gli altri 100 ritornano al movimento e ai club. E quindi questo è un'ulteriore finalità del progetto Accademia, quello di aumentare la qualità dei campionati e la qualità della competizione a livello nazionale nelle varie categorie. La seconda verifica è quando alla fine dell'anno di Accademia Nazionale il giocatore viene inserito all'interno di una rosa di un club di eccellenza, perché il passaggio successivo dalla centri di formazione, accademie zonali, accademia nazionale, il passaggio successivo è la partecipazione ad almeno un paio di stagioni alle attività del campionato di eccellenza.
cosa che vogliamo raggiungere veramente alla fine di questo percorso con i ragazzi? La consapevolezza loro che attraverso il lavoro riescano a portare al massimo possibile le loro competenze. L'Accademia sono i ragazzi, non siamo noi, noi siamo degli strumenti a disposizione dei ragazzi affinché la loro motivazione, sicuramente non la nostra, li riesca a guidare verso gli obiettivi più alti, che non sono per tutti uguali, questo è inutile nasconderlo, però nel momento in cui il ragazzo è riuscito ad esprimere al massimo le proprie potenzialità, quello sarà veramente il raggiungimento del nostro obiettivo. Se un ragazzo volesse chiedermi qualche consiglio per il suo futuro, perché vuole giocare a rugby, direi che la strada è dura, però va percorsa. Sicuramente le accademie sono un percorso fattibile che può aiutare molto. Ma è importante non abbandonare mai la parte di studio, la parte di formazione personale, perché il rugby è vero, è uno sport bellissimo che però finisce dopo un po', per cui dobbiamo essere pronti per un futuro prossimo. Le accademie sono fondamentali, ma insomma non mollare lo studio.